Namaste! Ale! Amici, c'è una grossa novità. Cosa? Che siamo tutti pronti per partire. I bailari. Per questa puntata di Take Away! Con Alan e Daniele Diletta. Il maestrello suona per l'ospite a sorpresa. Che Mario è Annalisa. Comunque Take Away. Pem. Ascolta Take Away. Viriti Rui per gay. Balla con Take Away. Baila. Per sempre Take Away. Vado. Amici, ciao, benvenuti, nuovo appuntamento con 105 Take Away. Sono carico come una molla, perché? Fatemela la domanda, perché? Perché sei carico? Perché io tutti i giorni con il 7, sì. Ok, come in questo caso martedì 7, sento che c'è un'energia diversa. Ma già il 7 novembre, ragazzi. È già il 7 novembre, il 7 è il mio numero fortunato, il 7 porta fortuna. Spero di darvi a profusione un po' di fortuna, profusione fortuna per Annalisa, profusione. Grazie. Grazie a serve. Te, per te Diletta, profusione fortuna Alan e profusione fortuna. Io guarda, ti voglio dire che tristezza, tanta tristezza, ho dormito poco purtroppo. Fatto serata? No, mio figlio ha la tosse. Ah, hai mai avuto un figlio con la tosse? No, non ho mai avuto nello un figlio. Nello stesso letto per di più, una cosa. E dicevo, ma butta nello sgabuzzino, almeno dormiamo tranquille. Comunque oggi saluiamo di bambini, di figli, è non vero. Di figli con la tosse, ma di un'altra cosa. È vero, tra ci sarà diciamo. Un argomento social che tratteremo. Ieri abbiamo parlato di morte, oggi di vita. Quindi meno male, dai. Cioè, ieri a è grande stata richiesta, una giornata veramente triste. Per bilanciarci un po'. Poi com'è andata la situazione? Il bambino sta guarendo? Ma sai cosa mi dà fastidio? I pediatri, quelli della mutua. Ma perché? Non ci sono mai. Non ci sono mai, no, non c'è allora, mai. No, allora devi venire allora. Giovedì dalle 9:30 alle 9:45. Però il pediatra non c'è. È andato via. Capito, ma li paghiamo noi, dovrebbero essere sempre lì, giusto? Ho capito, ma tu hai presente che ci sono, non nel tuo caso, un sacco di genitori particolarmente apprensivi. Ma che... sai cosa mi dispiace? Non essere figlio dei Pooh, perché sennò andavo da quello privato. Noi abbiamo bello, un ospedale ti do 100 euro, to, dai. Ci abbiamo al posto dell'ospedale Bambin Comunque, Gesù. Adesso Bambin verrà la tosse Gepù. Anche a te, sì. E poi verrà anche a noi. Sì. Sai che andrà. Ma è tosse di un bambino, quindi è come no, se santa. Fosse santa. Sono la tu lo sai le che sono peggiori. Le peggiori quelle dei bambini. Perché ecco. Bambini gli vengono delle malattie pazzesche. Esatto. Se contagiano gli adulti, stai ecco, stecchito. Annalisa per un non sta respirando, sarà in iperventilazione. No, ma per io, tutta la puntata. Io non ho degli anticorpi, ho delle persone del cocoricò dentro di me. Non sei messo bene. Guarda che quando ci sono da prendere le pastiglie per guarire, non sono quelle. Non sono quelle. Vabbè, amici, anche quest'oggi siamo pronti per partire. Una nota vocale per sapere che cosa. Sei mai stato tradito nella tua vita? Da, che brutta notizia. Sì o no? Sì o no? Ma no, ma spero di no. Ma speriamo, insomma. Perché poi capita. Mai. Abbassati un attimo che c'ho le corna che sbattono in testa. C'è Take Away. C'è Take Away. Con Daniele e Alan, Annalisa, Diletta, Giovanni e Lauretta. L'arca di Noè. E il grande G. E il grande G. Con noi fino alle 2 Take Away. Brava. Tutti fermi, attenzione. Vorrei solo per una volta uno che dicesse il titolo originale di questo. Vita, voglio fare una serata con i fratelli Gallagher. Anch'io, sicuramente anch'io, mi sarà piacerebbe tantissimo. Una serata molto divertente. Tutti e due insieme, sei sicuro? Perché secondo me non va a finire bene. Dici che schiaffi no. Subito? No, sì. Anche perché tu fai da tramite, dici, oh Noel, guarda che Liam ti ha detto che sono sì, pezzo di. Io faccio la merda subito, vado da Noel e dico, oh, sai cosa mi ha detto Liam? Che comunque la canzone che hai fatto da solo fa schifo. Ah, dice questo, sì, e prendono schiaffi, situazioni, esatto, divertimenti, sì. Cose. Non digli tua madre una poco di buono, perché no, perché stessa. È la stessa, bravo. A proposito, stavamo parlando di tradimento e queste sono le note vocali. Grazie. Jill. Purtroppo sì, è capitato. E purtroppo ho tradito anche io. Io non sono mai stato tradito, ma una volta purtroppo l'ho fatto. Sei mai stata tradita? Con la ragazza di ora no. Con le ragazze di prima, ma me
Ciao. Danielone, tradito sì, c'ho talmente tante corna che si piavano ciambelle e non ne casca manco una per terra. Ciao, Leandro, ma lui è un genio. Ciao ragazzi, sono Luca da Pordenone. Ciao Luca. Ciao. Sì, a me è capitato di essere stato tradito. Ah, io non lo so se nella mia vita mi hanno mai tradito, è meglio non saperlo a questo punto. Eh sì, beh. Io purtroppo sì. L'ho scoperto anche nelle peggiori delle maniere. Ricordi, vi no. dico solo questo. Chi rinascerò, cervo di montagna, no. o forse mi creerò. Mimmo da Matera. Oh. Allora, dalla moglie non lo so se sono mai stato tradito, di no. ma dagli amici hai voglia quando hai volte, ste merde. Signori, sigla, grazie. No, abbiamo vai. Un messaggio per Luca di Pordenone. Vai. Luca, sei un cornuto, oh oh. Luca sei un cornuto, oh oh oh. Comunque questo è lo spirito con il quale affrontare le corna, posso dire. Sì, è vero. E poi ci stanno arrivando un sacco di messaggi da casa. È io vero. Tradirei solo e soltanto con Annalisa. Come si fa con quei due occhioni e quella bella. Voce? Ma sai che Annalisa è timida, guarda come diventa rossa subito. Però è vero, dai, sei bella, Annalisa, lo sai. No, beh, no? Che bella ragazzi, sei. Bella, sei molto bella. Guarda come No, devo dire una cosa, che da quando sia Diletta che sì. in questo caso Annalisa fanno parte della squadra di 105 Takeaway, i miei social anche, sono pieni di richieste. I tuoi social, pensa ai miei amici, oh, ma com'è? No, no, ma la cosa allucinante, dopo privatamente farò vedere ad Annalisa le richieste, ma tutte molto carine, molto però improntate sul fatto di potervi conoscere, non niente di sfera sessuale, ma proprio come sentimento d'amore, cioè è proprio vero, fatti innamorare. Sì, 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 ma sì. da parte delle donne o? Donne, uomini donne, in uomini. Generale. Beh, tante donne anche in generale. Allora è facile ragazzi, se volete conoscere sia Annalisa che Diletta, bastate che venite sotto la radio, mi portate 20 euro. Beh no, 20 25, scusami. 25 euro. Faccia la cresta. Comunque, no? se no io facciamo così, vi dico dove vanno la sera se andate tutti sul mio Instagram. Goals vuol dire, ok? Esatto, va bene. Così divento ricco e famoso. Torniamo sull'argomento, perché è importante. No, non mi hai chiesto se mi hanno fatto le cose. Questo volevo chiederti, prego. Cosa? Sì o no? Ti hanno mai fatto le cose? Prego la domanda. C'è la base. Non capisco perché tutti quanti continuano insistentemente a chiamarti cornuta. Ma dai, povero Alan. È quello il momento? Ti hanno tradito, Alan? Sì, sì col bagnino. Col bagnino? No, con qualche rapper sicuramente. Va bene. Con qualche rapper. No. Ma la domanda è, avete tradito? Grazie per la domanda Diletta, proprio... Cioè, ce l'avevi lì, Avete il coraggio di dire sì o no? Sincero? Sì. Io sì. Ma proprio alla grandissima. Annalisa? Sì, aspetta, Dani, che ti salvo. Tanto tempo fa! Certo. No. Annalisa, abbiamo fatto un breve scambio prima fuori onda e mi ha detto una cosa che è importante, ma non sto a dire in onda, poi ve lo spiegheremo con calma. Vabbè, quindi Annalisa non hai mai tradito? No, 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 io di solito se c'è qualcosa che non va proprio cambio, ma non faccio le cose di nascosto. Brava Annalisa. Tu Diletta hai mai tradito? No. È arrivata, vai! Le giravolte! No, ma no, non mai tradito. Tu Alan? Io no, dico la verità, no. Ecco, è arrivato, bene. No, si vede da qua. Io una volta ho suonato con Gullit amici, ma non è questo l'argomento, perché stiamo parlando di questa notizia. Sì, parliamo di questa notizia che riguarda i bambini. Brava. Che riguarda la vita, che riguarda i social. Lì voglio, prego. Perché l'argomento del giorno è postare le foto dei bambini. Siete d'accordo, sì o no? Okay. Cosa è successo? Una coppia separata con due figli molto piccoli, che hanno 4 e 2 anni, si sono rivolti al tribunale per risolvere una diatriba molto delicata ma anche molto attuale. Perché la donna continuava a postare sui social network le foto dei bambini anche se l'ex marito non era affatto d'accordo. Okay. Quindi che cosa è successo, caro Daniele? Che il tribunale ha stabilito che la madre è quella che ha torto e ha decretato che non bisogna postare le foto online se uno dei genitori non è d'accordo. Siete d'accordo voi con questa sentenza? Questo è quello che vi vogliamo chiedere. Esatto, io lo chiederei intanto a voi, nel senso che quando si parla di social, qua abbiamo due regine dei social. Tra l'altro hai fatto 3 milioni di visualizzazioni col video, vuoi dire qualcosa? Ma grazie, l'hai già detto tu. Ecco. Tanta felicità. Esatto. E grazie a Daniele, me, Alan, Maestrella. Sicuramente avete dato la finale, la corsa finale. Scusa Bella, noi dei grazie non ce ne facciamo niente. Prossimo video interpreti proprio attoroni. Alan facciamo che Titanic, io faccio esatto. Vabbè. Comunque Alan pure posta tanto le foto di suo figlio. Tua moglie è d'accordo? Mia moglie è d'accordo.
d'accordissimo, ne posta anche lei, ma la cosa che più mi dà fastidio sono le persone che mi dicono proprio sui social di non postarle, anche perché io cioè, c'è un motivo se, non te le, se la gente non dice non postarle. È per la questione di pedofilia, giusto? Beh, diciamo la verità, però se tu hai un profilo anche per pubblico per la proprietà delle foto, perché esatto, in teoria se tu posti una foto su Facebook o su Instagram eccetera, poi diventa di proprietà di Facebook o Instagram. Ma oltre a questo, il bambino non è consapevole del fatto, certo, che la sua immagine va sui social, quindi lui non può decidere. Vabbè, il bambino non è consapevole neanche di mangiare il latte, di adesso. Ho capito, è consapevole, ma quella è una cosa solo privata di quello che gli faccio fare io. Lì diventa pubblico, quindi lui non è a conoscenza, ma come non di è, questa cosa. Da quando non è consapevole, non arriva la maggiore età, devo decidere io per lui. Ma amici, così, lo sentite che c'è aria di polemica? Diatriba, anche qui tra di noi. Scontro. Voi cosa ne pensate al 342 41 15 105? Ce lo scrivete in un messaggio. Capelli più alti del mondo, il nostro James Blunt, che secondo me comunque ha fatto un retouch. Un retouch? Le ho visto troppi capelli ultimamente. Tipo, dimmene uno che ha fatto Dai, un retouch. Ma come siete invidiosi? Antonio Conte, bravo. Antonio Conte. Un altro che ha fatto un retouch. Certi non si possono dire, Io sì, ne so un po', però non so se posso dire. Tonon. Veramente? È mite. No, ma secondo me è solo dimagrito, comunque in grande forma. Ma tornami a ballare? È un ballarino. Però amici, ci stanno arrivando un sacco di messaggi, cari ragazzi, anche è da vero. Facebook, da Instagram, da Twitter, da tutti i nostri social network. È vero, io ne ho letto uno prima molto interessante, bello, un altro, però ci sono molti favorevoli a questa sentenza, no, del tribunale, di avere l'approvazione di tutti e due i genitori, sì, no, nel postare le foto del figlio, ovviamente quando si tratta di coppie separate, ma anche di coppie che stanno insieme, mentre sono pochi quelli che non sono d'accordo. Quindi se non siete d'accordo, scriveteci al 342 41 15 105 che chiediamo il perché non siete d'accordo. Ma al telefono abbiamo David One. Ciao David, hi, how are you? Fine. David One, AKA Davidone, grande Davidone. Esatto, tutto a posto, ciao ragazzi. Davidone, ah, you speak English, is not a problem, how are you? I speak like my daughter of 9 year old, watch what war. Esatto, watch what war, e certo, alla sigla di Drive In. Allora. Davidone, secondo me, visto il soprannome, è alto 2 metri, grosso, se ti dà 1,91. Ecco, e se ti dà una pizza ti manda in coma per 3 giorni. Dai, se ti dà una pizza è perché siamo andati a mangiare fuori. Esatto. Quando eri alle giostre tutti avevano un amico Davidone. Oh, se noi mi chiamo Davidone, ti mando Davidone che ti ammazza. Chiamo Davidone, ti spacca. Ma Davidone, d'accordo o no? Oh, bravo. Io Davidone, non sono d'accordo, cioè nel senso, non sono d'accordo nel pubblicare le foto delle bimbe. Ok. Sei d'accordo? Non assolutamente, cioè al massimo i visi, ho 2 bimbe, ovviamente splendide perché il papà ogni scarafone è bella mamma sua, ovvio, una di 9 e una di 6 anni, e già quella di 9, ma è normale così, grazie a quelle perverse come Soy Luna e company, hanno già degli atteggiamenti, delle movenze, spiace dirlo, che insomma non sono più come quando avevamo 9 anni noi. C'è brutta gente sul social, perché c'è brutta gente, e io francamente, facendo ad esempio la mia grande danza, io le foto dei saggi vestita da latinoamericana o in col costume sarò malato, ma non le metto, cioè non sai mai chi c'è dall'altra parte. Come fai bene? Cioè, sai, fai bene, soprattutto io che adesso sembra una roba da snob, però ho un sacco di amici che lavorano nel mondo dello spettacolo, coppie famose. Eh sì, che, ce n'è una che conosciamo insieme, che pubblicano in continuazione foto dei bambini. Ah, c'è io una non che... sono, come dire, cioè sono d'accordo con te, Davidone, nel senso che secondo me in certi casi trova anche purtroppo non sai chi c'è dall'altra parte, è inutile, tu puoi avere le amicizie che vuoi. Ma tua moglie vuoi. Le pubblica, Davidone? No, siamo assolutamente d'accordo entrambi, siamo assolutamente sulla stessa linea, poi tieni conto che io vado in giro con la t-shirt, ho una pala, una vanga, una pistola e un alibi. Addirittura, mazza, Davidone. Sono di grande sensibilità. Grande Davidone, uno di noi. E da grande qualcuno guarderà le mie bambine come io guardo la Diletta, sì, quindi capisco che poi c'è madre natura. E poi arriva anche Diletta che c'ha una pala anche lei nella maglietta. No, questa cosa mi fa pensare, cioè, mi è piaciuto questo ragionamento. Cioè, capisci? No, quindi poi da grandi spero che sappiano gestirsela. Per adesso sono io il loro, siamo noi il loro tutore. YouTube qui a Radio 105, ufficializzo Giovanni Maggi, sei fuori.
No, a parte questo, Max Baffa non gli dici niente, c'erano gli YouTube. Sì, esatto, ciao Max, grazie per avermi programmato la canzone. Hi, this is Max Baffa. Grazie, sì. Max, grazie. C'è anche un messaggio che Max ci ha regalato solo a noi. Sì, di 105 Takeaway, che è l'altro, appunto, quando siamo un po' in ritardo, che appunto rappresenta appieno. E saltiamo filosofia. Le canzoni. No, la filosofia di Radio 105. Cioè, nel senso, sì, tutti bravi, va bene, però adesso avete rotto le balle, ascoltiamo una bella canzone che sentiremo tra pochissimo. Hai parlato tantissimo per farla recuperare a Gino. Daniele, ok, bravi tutti. Però adesso mettiamo un disco. Esatto, esatto, grazie Max. Lui è Max. Ecco. Sì. Okay. Max Baffa, Head of Music, una testa di musica. Cioè, hi, guardate il ciuffo di Diletta Leotta. Diletta, cosa ti è successo? Ma il mio ciuffo? Non ci credo. Cosa ti è successo? Tutti fatti per meriti. Esatto, sembrava quel ciuffone lì. Guardate, no, sapete com'è? Non sono abituata ancora ad utilizzare queste cuffie. Comunque, vi volevo dire, sapete tanto. Qual è la foto che ha ricevuto più like al mondo? Io lo so. E qual è? No, era per dire. Ma non lo sai? Sarà sicuramente. Perché a proposito foto. Di bambini, in quel caso non c'erano i bambini, cioè nel senso c'erano, ma erano nella pancia. Perché sì, la foto di Beyoncé che annuncia di essere incinta di due gemelli ha preso, sapete quanto? 10,6 milioni. Ma una cosa incredibile, ragazzi. Voi, sia tu Annalisa, sia tu Diletta, avete un numero di like mostruoso, però 10 milioni. È ma questa è roba americana. Incredibile, ma la, cioè, il massimo vostro qual è? Scusa? Tipo il mi piace. 200.000? Sì, 200.000. Diletta fa dei numeri incredibili. Io non sono neanche degna di baciarle il dito del piede. In questo senso, no, ma scusa, no, il mio record è molto inferiore. Io faccio 100 mi piace, sono contento. No, ma, scusate, però, se guardate bene in questa classifica c'è anche un perché dell'argomento che stiamo trattando. Cioè, sì. Beyoncé, appunto, ha dato la notizia dell'arrivo della coppia di gemelli proprio attraverso un post, sì. No? Però lei comunque ha sempre postato un sacco di foto della bimba. È vero, è vero. Ce ne sono un sacco sul suo Instagram. Ma speciale. Stava anche guardando che Kardashian, Family e Company pubblicano foto, ovviamente loro sono la massima esposizione mediatica social al mondo, però la foto che ha ricevuto più like, se non mi sbaglio, a caso, è quella con i bambini. Esatto, quindi torniamo a bomba all'argomento. Anche Selena Gomez con il fidanzato, comunque basta che ci sono cose che riguardano la vita personale, secondo me. Vabbè, ragazzi, però anche due sise comunque fanno. Non ho capito, scusa. Due sise fanno milioni di like. Allora, vi volevo fare vedere anche altri due ascoltatori che ci scrivono, sì? Nei nostri messaggini. Qual è il numero di telefono? 342 41 15 105. Che bravo, Daniele. Grazie. Lo sono grosso così. Ce l'hai davanti agli occhi. Comunque c'è Salvatore Calabrese. Salvatore. Che arriva dalla Calabria. Sì. Che scrive che ci ascolta ogni giorno in pausa pranzo, quindi lo ringraziamo, ma ha detto che gli dà fastidio che le foto che vengono postate su Facebook dei bambini a volte hanno il viso coperto da emoticon. È vero. E sì. Chiede, ma perché lo fate? È vero. Io non capisco il motivo. È la pixelata 2.0 questa cosa qua. Però potremmo andare, ci colleghiamo con una base, se è possibile, tipo Super Quark, perché secondo me in questo caso abbiamo un professore in onda. Finalmente il nostro un parere professore che ci darà autorevole. Esatto, ecco. Perché il professore insegna informatica giuridica e uno dice che cos'è e ce lo spiegherà lui e soprattutto ci darà risposta ai tanti perché che abbiamo. Caro professore, benvenuto, ciao Guido, come stai? Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora buongiorno, Guido, professore. Abbiamo un minutino proprio, te lo dico, ma in quel minutino so che tu puoi darci la soluzione ai nostri perché giuridici. Grazie Guido. Quindi. Prego. No, guarda, il fatto delle foto, di postare le foto dei minori è pericoloso, nel senso, io qui a Teramo insegno giurisprudenza a Teramo, ho organizzato dei master delle scuole di specializzazione in sicurezza informatica e hanno partecipato spesso a questi master dei rappresentanti della polizia postale che ci hanno spiegato in tutti i modi quanto sia pericoloso postare foto di minori, perché purtroppo c'è un mondo sotterraneo, sommerso, che ci fa ribrezzo, di persone che studiano queste foto e dalle foto riescono a capire l'ambiente in cui vive il minore, a capirne gli spostamenti. Ci sono dei cataloghi
di minori che vengono venduti, quindi anche l'idea di coprire il volto ha un suo senso, perché in qualche maniera non voglio che sia riconoscibile il minore. Guardate, veramente abbiamo ascoltato in questi corsi, abbiamo fatto delle cose che fanno accapponare la pelle, c'è un mercato delle radiografie addirittura. Madonna, perché tempo fa una nota star ha postato la radiografia del figlio che deve nascere eccetera online, e ci sono state delle polemiche, perché veramente se voi ascoltate la polizia postale vi racconteranno quante e quali nefandezze sono capaci i pedofili al giorno d'oggi. Professore, una cosa che stava dicendo anche molto importante, che non è vero che una volta che posti la foto di tuo figlio su Facebook o su Instagram è di proprietà di Facebook, giusto? Assolutamente no, non è vero. Una questa è una credenza comune sbagliata. Diciamo, sì, perché... Ecco, scusami, no, visto che abbiamo pochissimo tempo, ti devo fare l'ultima domanda, Guido, perdonami, ma la radio è un po' così. Sì, però una cosa importante, io penso, io ho un figlio, no? E metto le sue foto su Facebook, ma perché ci tengo e voglio far vedere mio figlio, perché non so, comunque, non conosco tutto quello che c'è dietro. Magari se quella cosa la conosci ti dà fastidio, ma se non la conosci lo fai con un buon fine, secondo me è una cosa normale. Cioè, non guarda, io non ti sto dicendo che non è normale, ti sto dicendo che siccome tu non perdi il diritto di proprietà per tanti motivi, adesso passiamo per motivi di tempo e così via, però perdi il controllo tecnicamente su quello che metti online, perché non puoi mai sapere dove viene ripostato e che fine fa. Guido, allora devo purtroppo interromperti perché è importante, sarebbe un argomento da trattare con più calma, ma non abbiamo tempo. Ti ringraziamo e grazie per ciò che ci hai detto. Grazie, un abbraccio. Buona giornata. Va bene. Grazie. E noi ci dobbiamo per forza fermare per un attimo, cosa che io odio, che ho nervoso in questo momento, perché ritorniamo, c'è la pubblicità, ritorniamo tra pochissimo, ovviamente con anche una performance live. Dani, di hai saltato la canzone, ma fa niente. Lo so, ma non sarà così, è importante. Ma diciamo consigli per gli acquisti? No. Allora, lasciala così, ti prego. No, dai. Non si può. Che schifo, però aspetta che mi allontano. Continui per acquisti. 105 il programma che vorrei. Yeah. Si chiama Take Away. No. Take Away. Justin Bieber qui a Radio 105, le 13:04. Riapriamo questa seconda ora di 105 Take Away con tutta la squadra, la ciurma, gente che manda social. Il segnale orario l'abbiamo fatto io e Annalisa, ti è piaciuto? Ho avuto una botta di ormonella, devo dire la verità. Finalmente l'ormonella. Una malattia. Sembra una malattia. Sì, arriva esatto, una roba che mangi. Però abbiamo, come sapete, un momento dedicato al recap. Abbiamo parlato nella prima ora di foto. Sappiate che se siete genitori di bambini minorenni non potete postare delle foto loro se non sono consenzienti almeno tutti e due i genitori. Questa è una roba importante da dire, perché uno poi dice ma ho sentito alla radio che questa è una sentenza di un tribunale, quindi potete litigare con vostra moglie o ex moglie anche per questa ragione. Poi abbiamo un momento musicale che è importantissimo, fantastico, stupendo, dedicato alla musica di Annalisa, che in questo caso interpreterà una cova. Esatto. Una cova. Come mai? Di chi? Beh, di Sting. Bravo. Sting. Vabbè, che devo dire la verità. Cioè, se vogliamo essere precisi, si parla di Police in questo caso. Eh no, butta via tutto. Sì, ragazzi, Police, perché Alan, hai buttato via tutto? Sì. No, Police, che devo dire la verità, hanno poi nel loro repertorio le canzoni anche più importanti di Sting. Oramai si confonde per questa ragione, cioè Sting ormai porta... Vabbè, ti stai arrampicando sugli specchi perché ti sei sbagliato, sì, di la verità. È vero, chiedo scusa ragazzi. Ecco, dai Daniele, adesso va via ed è un casino. Prego, Diletta. No, io volevo chiedere una cosa, mi spiegate, utilizzerete il Wawa, giusto? Si chiama così? Sì, il maestrello è già parlato, ha già fatto le prove. Cos'è il Wawa? Lo utilizzerà il maestrello, ti chiederai cos'è, questo, ma è lo Wawa o il Wawa o la Wawa? Allora, la Wawa. Il Wawa. Esatto, che tra l'altro possiamo sentire in questo momento, grazie. Eccolo. Senti che fa wow. Ma perché si chiama così? Perché intanto richiama il suono onomatopeico, perché esatto, emette proprio in questo momento il pedalino. Cioè, senti che fa proprio così. Wow. Esatto. Ma inizialmente, lo dice Annalisa, prego. Inizialmente il nome arriva anche dal fatto che somiglia, riprende quello del pianto di un bambino. Quindi, wow. Esatto.
dai, capito? Tutti insieme. Quindi canterete questa canzone con il sottofondo di un pianto di un bambino. Io non sono d'accordo, perché Alan, i pianti dei bambini non vanno messi in onda, ve lo soprattutto, soprattutto a tempo. Ma voi lo sapete, attenzione, le battute, vai, ce l'ho. Allora, cioè, base, le battute incredibili di Daniele Battaglia, ce l'ho, vai, l'ho pensata fino adesso, vai. Vado, aspetta, aspetta, prepara l'urlo. Allora, aspetta, vai, prepara l'urlo. Ho la base, è venuta, ragazzi, vado, ok. Vuoi partecipare a Tu sì che bravo? Sì, grazie, cioè, se io potessi parteciperei a Tu sì che bravo con questa barzelletta qua, vai. Ok, che fa riderissimo, A parte che la base la voglio tutto il tempo della vita. Dai! Sapete perché in Italia le gazzelle dei carabinieri, ok, hanno la scritta PU al posto della scritta carabinieri? Perché, Daniele? Perché? Hanno la scritta PU? Sì, al posto della scritta carabinieri. Perché? Hanno la scritta PU. Perché? Perché? Non chiedetemelo tutti, è gran voce. Perché hanno la scritta PU? Perché erano invidiosi degli inglesi che hanno scritto police. Beh, ogni volta, che, volta che Daniele Battaglia fa una battuta muore un comico. Ma io ve lo dico. Io ho riso. Vabbè, ma è il momento di cantare. Facciamo come a Sanremo. Perché non ti autoannunci la canzone? Da sola? Sì, ma no, dai. Esatto, diretta, tanto lo facciamo. No, ma tanto lo facciamo. No, lo facciamo dopo. Mi viene l'ansia da prestazione. Facciamo poi. Dopo? Facciamo dopo perché non abbiamo tempo. Allora, cosa bevi? Cosa bevi di cocktail? Di cocktail? Cocktail. A me piace il Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary col pomodoro. Sì. Col pomodoro. Col pomodoro. Io se lo bevo io mi viene acidità per 15 giorni. Esatto. Ah, beh, ecco. Ti fai coca e rum. Ma avete già la gastrite di alcolizzarti? Sì, 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 tutta la fatica della vita da giovane. Sì, 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 sì. Dani, tu cosa bevi? Daiquiri. Dai chiri fragola, dai chiri. Madonna, ma siete veramente anni 90, ragazzi. Lo so. E noi siamo vecchi, direte, sì. A me poi basta uno, mi risalgono tutti quelli. Io quando faccio il vocalist, è vero, uno con un bicchiere azzurro che sta bevendo l'angelo azzurro. Se dico, sei tu l'angelo azzurro, ti prego. Se sei tu l'angelo azzurro. Dai, va bene. Comunque, io le prime volte che uscivo bevevo vodka, pesca, lemon, una roba di uno zuccheroso. Mamma non so mia. Come si fa a digerire. Sì. Diletta, ma questo è il momento in cui la musica abbraccia. Ma chi ci abbraccia? Ma chi ci abbraccia la radiofonia? Ah, esatto, vabbè. E la radiofonia dice: ma perché? E soprattutto abbiamo. Ma come, ma perché? No, perché la radiofonia a volte dice: ma Annalisa, stai facendo incazzare? Non mi fai incazzare la mia amica che allora. Ti spassi. No, è perché abbiamo avuto degli esperimenti in cui abbiamo abbracciato la musica, sì. Dove non siamo stati proprio molto performanti. Però con la voce di Annalisa viene bene anche la bolletta dell'Enel. Sì, okay? Lei leggerà, tra l'altro, nel corso delle settimane, le vostre bollette. Bellissimo. Ce le mandate. L'ultima puntata, leggo le bollette. Esatto. Le cantiamo. Canta le bollette. Sì. Ma tutto per tornare ai Police, se io preferisco ragione. Sting. Ah, vabbè. Quella canzone faceva Numena Police. No, era anche perché c'è tutto per una ragione, ritorna in questo caso. E sai alla Sanremo, li presenti alla Sanremo? Maestrello Lotti. Dai, sì, è Annalisa, vai. Forza. Dirige l'orchestra chi però? Maestrello Lotti. No, ma lui è interprete. Gil Giunti dirige l'orchestra. Gil Giunti, dai, va bene. Vai. Di Sting. Non so, vabbè. I nomi degli autori non li conosco adesso. Facciamo vabbè. Finta che l'abbia scritta lui e basta. Va di bene. Sting. Copeland. Vabbè, ciao. Sì, esatto. Caligiuri, Caligiuri Leotta. Ok. Okay. Dirige l'orchestra il maestro Gil Giunti. E cosa saluti, Gil? Saluta il maestro quando arriva, saluta. I maestri salutano se Peppe Vessicchio saluta. Sì, infatti ha salutato. Armonizza il maestrello Lotti. Armonizza, esatto. Io mi offenderei. Molto armonia. Più di un'armonia. Io accompagno solo. Canta. Accompagno solo. Canta. E dei due. Annalisa. Eccoci. E applausi tristi. Sì, sì, prova 1, 2. Boagno. Giant steps are what you take. Walking on the moon. Walking on the moon. We could walk forever. Walking on the moon. We could live together. Walking on. Walking on the moon. Mm-hmm.
Walking back from your house, walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon. If it day I leave, that's the ground, walking on the moon. Walking on the moon. Some may say I'm wishing my days away. No way. And if it's the price I pay, some say tomorrow's another day. You stay, I may as well play. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo. Wow. Brava. Dio, ragazzi, mio, quanto sei brava. Come siamo avanti. Maestro Lolotti, bravo maestro, ma il maestro è sempre stato bravo, sì, cioè non è che cambia. C'è un problema di pronuncia, nel senso, non ho capito. Ho detto io, cioè, no, tu in un coro hai detto sganofonio. No. Cos'è lo sganofonio? È una roba inglese. È uno strumento musicale che serve per scanafoniare. Comunque è veramente un dono bellissimo saper cantare. Io un giorno vorrei svegliarmi con la tua voce, Annalisa, ma non succederà mai. Tutto questo arriverà prima o poi, perché ci sarà il momento in cui ci sarà duets su Radio 105. Annalisa duetta con tutti. Non il duets che penso io, ma il duets. Duetta con tutti. Duetta con tutti. Con sì. Tutti. Con sì, Daniele. Con ma lei ha una voce Alan. Super pop. È fichissima perché non riesce a star ferma. Ti voglia di ballare. Ma che bello. No, ma è vero. C'ha sta roba che ci fa venire un fastidio a noi. Oh, che se proviamo. Volete baciarvi nel frattempo, fatelo. Io vabbè, sono tranquillo. Ho capito. Cioè, ragazzi, allora, noi stiamo per fare i complimenti a un artista che è venuto a trovarci e starà con noi per Alan, due anche tu no? Canti bene. No, Dani, hai non hai capito. Non parlavo di te, parlavo di la terra. Ah, scusami, grazie. Va bene, noi andiamo ad ascoltare. Io avevo che capito. Cretino, la io anche. Avevo capito tutti tranne te. No, è che io volevo salvarvi in corner, ma non ci sono riuscito. No. Detto questo, amici, abbiamo una canzone dell'uomo che tutti vorrebbero avere come fidanzato. Compagno. Ma non esatto. È così, non è vero, perché insomma, è un bel ragazzo, ma non piace a tutti. Beh, come esatto. Marito proprio. Io butto là un marito. Ecco, un marito, Diletta invece no. Io non fidanzato va bene. Ok, io non invece io per un istante divento un bailarino e gli darei solo due botte, ma detto questo, amici, ci ritroviamo tra pochissimo con Tu sì che bravo. Vogliamo cantarla? Stavo pensando te. Tu l'hai cantata benissimo prima. Non so, grazie. Volete che vi faccio un altro pezzo fristo sì, veloce? Sì, sì, vai, fai un altro freestyle, ti prego. Sì, però basta, ok. Vai. Che figata quando poi c'è una figata. Cosa vuol dire? Che figata quando c'è gente che ti dice figata. Ma che figata è? Che figata quando sei una figata. Ma non è figata. Conduttore, DJ, rapper, questo è Daniele Battaglia. Freestyler. Adesso prima che lanci la sigla te lo meriti. È importante, vai. Ti amo. Anch'io. Soldo ha fatto un po' la pupo, va bene. Un amici, soldo. Abbiamo prima di andare con il nostro talent show, sì. Abbiamo da ricordare una cosa importante, lo fa il nostro amico Frank. Prego, grande. Ehi amico, manda il provino per Tu sì che bravo. Con una nota vocale al 342 41 15 105. Giusto. L'ho mandato anche io, senti qua. Vai. Cosa dicono tre neri quando vengono fotografati? Rifai la foto, è venuta scura. Esatto. Sai cantare, imitare, far ridere, dimostra il tuo talento sì. E sfida gli altri. Okay. Perché non hai ancora mandato il tuo provino al 3 42 41 15 105 per Tu sì che sei bravo. No, che 105 bravo. Take away, il programma più ascoltato in Africa. In Ghana. È in Ghana. Comunque per me Frank ha vinto di diritto Tu sì che bravo. Frank ha spaccato. Mi sono svegliato con una voglia matta di cantare, di ballare, di imitare, di recitare e di sentirmi. Tutti Tu sì che bravo. Bravo, tu sì che bravo.
Amici, dobbiamo dirlo, abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno dei vostri provini. Soprattutto ragazzi, abbiamo bisogno di voi, voi che sapete fare un sacco di cose con la voce, mi raccomando, mandate il vostro provino, messaggio al 342 41 15 105. Ma adesso però! Adesso, anche dai! ragazze! Dai, adesso però! Sono tanti uomini che si presentano una a domanda, tutti, che bravo, poche donne. Vorrei farvi una domanda, e se un genitore volesse mandare la figlia? Può! Può, perché noi non siamo... Perché noi non siamo come quei programmi. Se sono d'accordo lì, tutti e due. Esatto, ma sì, adesso esatto, però, tipo adesso. Quei genitori che mandano i figli, vai! Vai, che divento famosa! Diventa famosa! Quella è la cosa peggiore dell'universo. Ma sapete quando? Quando? Adesso! Adesso lo devi mandare. Amici, vabbè, li sentiamo quelli di oggi? Ma quando? Sì. Adesso! Abbiamo quattro... Abbiamo quattro note vocali, quattro provini, incredibile. Partiamo con Alex, il nostro paperino. Vai, vai. Alex. Da Santa Maria e il dottor Paperino. È uguale! È bravissimo! Grazie. Allora, bravo! Per votare Paperino, andate sulla nostra pagina Facebook 105 Takeaway e mettete il simbolo del like. Ma adesso! E poi abbiamo quando? Adesso! Abbiamo che bailarini! Bailarotti anche. Abbiamo il secondo. Com'era? Scusate, ve lo chiedo, Paperino. Bravissimo. Simpatico, dai, simpatico. Non richiede una grande prestazione. Io metto prestazione, il like sulla però pagina. No. Vai, Paperino? Sì. Ci sta. In generale, vai. Va bene. Andiamo da Fabio che ci canta una canzone di Francesco Renga. Vai. Quando? Ciao, sono Fabio da Brescia, volevo partecipare a Tu sì che bravo con una canzone di Francesco Renga. Sto già bene. Okay. E ho qualcosa nella testa, qualche cosa che non va. La mia vita è su una pista, non so dove porterà, ma sono libero. Libero, il mondo è casa mia. Casa mia. Sono il cattivo esempio che ti trascina via. E ancora lì. Basta, potevamo chiudere prima. Anche se troppe volte mi sono fatto male. E ancora basta, lì. Dai. Adesso basta. Okay. Basta. Hai rotto le palle. Stare in piedi è facile per me. Sto già bene. Allora, perché non è vero, le ragazzi, sulla allora lavagna. No, ragazzi, più o meno quello è l'effetto. Andiamo da Annalisa prima, sì, Alan, sì, perché sì, è importante, perché il commento qua è da cantante a cantante, prego. Allora, la premessa è che secondo me Fabio si è impegnato un sacco, ha ascoltato tantissimo questa canzone e Renga, infatti c'era anche un tentativo di imitazione, secondo me. Secondo me era molto uguale, ragazzi, no, voi dovete uguale che virgola. No, però voi dovete tener conto che queste persone lo fanno dal telefonino. È vero, è vero. Quindi voi sentite anche la distorsione. Senti, della dal telefonino, dal megafono, ragazzi. Ho Lascia urlato sotto in piazza. Comunque, le note sono quelle. Questa era la premessa. In realtà è stato bravissimo. È stato bravo. Fino a un certo punto, che poi è diventata più difficile la canzone, e allora vabbè, però lo comprendo. Anch'io, io quindi apprezzo l'impegno. Ho apprezzato soprattutto quando ho iniziato a cantare così. Allora, amici, io ma un po'. Ho sofferto molto. Hai sofferto, sì. L'effetto unghie sulla lavagna. Dopo Annalisa, fai fatica. Comunque, se volete votare Renga, dovete farlo col cuore, col cuore, come Barbara D'Urso. Esatto. Col cuore, allora, ragazzi, col cuore. Passiamo al prossimo, ma che è carino, secondo è me. Davide, e imita la risata più famosa del cinema. Eddie Murphy, internazionale, no, top. Eddie Murphy, vai. Anche Homer, questa è la risata di Eddie Murphy. Beh, a me piace, è finita? Sì, sì, quello fa, sì, vabbè, dai, ma è originale. Ma non si può vincere facendo una risata. No, dai, sì, invece sì, ma che abilità è, ma che abilità è. Ma sì, che bravo, può vincere chiunque ha questo, un'abilità. Ma lo ricordo quando? Chiaramente. Adesso. Comunque, Bobo del Cuba Libre è molto più bravo a fare la risata. Va bene, comunque salutiamo Bobo, così ciao, una Bobo. Marchetta ciao, in onda. Bobo. Amici, per sì, caso. Per votare Davide lo potete fare con la faccina sorridente nella nostra pagina Facebook, nel post dedicato a Tu sì che bravo. Ultimo, Agostino che ci canta una canzone di Tony Tammaro, se non mi sbaglio, e questa la pronuncia. O Tamarro, dipende. Tutte e due in questo caso potrebbe essere. La andiamo a sentire. Vai, Agostino. Vai, Agostino. Buongiorno. Ciao. Mi chiamo Agostino.
sono di Apice, in provincia di Benevento. Volevo partecipare a Tu sì che bravo. Prego. Con una canzone di Tony Tammaro. Si chiama Mio fratello fuma scrocco. Bene. Mio fratello fuma scrocco, perché non sa cazzi sigarette. Quando io ritorno a casa metti in mind la giacchetta. Ah, scroc, che bello, ma che schifo di fratello. Io. A diventare un vampiro, se non riesce a fare due disfigli e meglio sigarette. Una pizza in adestuto, si riesce a trovare la stecca di indano la fenuta e non insistere. Oh no, stecche tutte. Siamo al buono, no? E io non ce la faccio più. Stecche tutte. A casa della tu. Ecco, babbo. Vabbè, detto noi questo, siamo con Leone, quindi no, Tony Tammaro. Amici, per votare il nostro Agostino, la faccina che piange sulla pagina Facebook 105 Takeaway. E non è un caso, la faccina che piange. Chiamalo Pato, chiamalo Bello fortuna. Bello il tentativo del maestrello di trovare una base per aiutare. Perché le note erano quelle di La mia banda suona il rap. Sì. Amici, ci fermiamo per un attimo, torniamo tra pochissimo con chi passerà la seconda manche di Tu sì che bravo. Quando adesso però. Show Mendes qui a Radio 105 sta per portarci al risultato di questa prima manche di Tu sì che bravo, ma io non so nulla di fronte al nostro notaio. Bravo notaio. Dichiaro ufficialmente chiuso il televoto. Bene, aspetta un attimo, bravissima Lauretta, però per lo schiaffo facciamo un po' come da stadio. Oh. Ah sì, attenzione, allora a questo punto Giovanni si avvicinerà a Jill, certo. Prego. Ciao ragazzi. Eccolo. Il web vede vincitori Alex e Davide. Che pizza ragazzi. A pari merito? Sì, a pari merito. E quindi come da consuetudine saranno i giudici a selezionare. Più cazzari, quelli che hanno fatto Paperino. Sì, perché per forza di cose abbiamo bisogno preferito? Di scegliere due. Paperino. Sono passati? Sì. Alex e Davide, a pari merito? No, non a pari merito, sono i due che passano. Perdonami, avevo capito male questo, io vi chiedo venia. Tranquillo, ma quando è successo? Adesso! Ma detto questo, allora i due partecipanti dovremmo sentirli per capire che cosa ci faranno sentire giovedì. Detto ciò, ricordo sia ai nostri ascoltatori che ai due partecipanti che hanno tempo da adesso! Adesso hai rotto i coglioni, va bene? Basta! Vedi? Ecco, fino a giovedì per farsi votare sulla pagina del nostro sito 105.net nella sezione 105 Takeaway. Andiamo quindi da chi dei due per prima? Boh, a questo punto Lauretta... Vai da Alex! Vado da Alex, ciao Alex! Ciao, salve! Ciao, salve! Ciao, salve! Ciao, Paperino! Ciao, salve! Ciao, Paperino, come stai? Ecco, perfetto. Quanti anni hai, Alex? Ho 25 anni. Ecco, e tu pensi che è una vita di... Cioè, no, bravo, Alex! A fare Paperino in giro, all'autogrill ti mangi... No, sai che è? È che mi è sempre piaciuto fare l'imitatore. Sai fare altre cose? Esatto. Facci sentire anche altro. Dai, uno al volo. No, ragazzi, tienla lì, perché non vorrei mai che giovedì poi avessimo finito il repertorio. È vero. Allora... No, non finisce così facile il repertorio. Tante. Senti come è sicuro. Allora, dai, fammene uno al volo. Vai, Gigi Sabani! Vai, Gigi. La suora Nausica di Colorado. Vai. Perfetto. Allora, con ago e filo ti tiro sulla Torre Eiffel. È uguale, ragazzi. Hai capito? È uguale. No, è vero. Uguale. Cosa ci porterà invece giovedì? Ecco. Stitch. Oh, Stitch. Stitch. Stitch e anche Cleveland Junior da Cleveland Show. Perfetto. Ah, ma che repertorio. Comunque sei molto originale, Alex. È vero, bravo. Per le imitazioni hai ragione, Diletta. Esatto. Grazie. Allora Alex, mi raccomando, fatti votare da amici e parenti sul nostro sito 105.net, perché ci sarà occasione per sentire il tuo provino, ciò che hai mandato via nota vocale, e poterti dare il punto del web. Del web, il punto del pubblico. Allora, ciao Alex, vuoi salutare qualcuno? Sì, grazie. Saluto in particolare Domiziana e tutti quelli che mi conoscono, ragazza Domiziana. Salutiamo anche noi. A giovedì, ciao Alex. Grazie. Grazie. Bene, mi rimane l'ultimo che dovrebbe essere il nostro Davide, se non mi sbaglio. Ciao Davide, come stai? Ciao, tutto bene. Abbassa la radio! Più bassa. Ma tanto stai ascoltando Radio Italia, tranquillo. Allora Davide, non fare, sono davanti al sacrato di una chiesa, quindi... Ecco, allora che il Signore ti abbia in gloria. Voglio dire, Davide, nel frattempo, mentre scendono giù cose, cosa ci farei sentire giovedì? Ma contro Stitch non si può vincere. Puoi fare di meglio che la... Dai, sì, dopo la risata... anche qualcos'altro. Dopo la risata di Eddie Murphy puoi fare il pianto di Lino Banfi. Cosa ci farei sentire?
il pianto di Nino. No, picchia picchiarello, ti ricordi quella specie di picchio che batteva? Ah sì, io me lo ricordo, era super fighissimo il quello lì. Faceva così, faceva quello che... Ma era lui, era lui. Ma è un cartone animato. Sì, è un cartone animato, sì. Va bene Davide, dove li vai a cercare? Io poi non lo so cosa sia, però non lo so, ma è tutti nei meandri del mio cervello. Va bene, Davide, tu ovviamente fatti votare per quanto riguarda il web voto e ci sentiamo giovedì. Vuoi salutare qualcuno? Ma sei qualcuno? Sotto la cascata, ma dove sei? Sono in mezzo alla strada adesso che mi sono spostato dai lavori. Ok, perché cosa fai nella vita, Davide? Scusami. Fai il vecchietto, lavora. Guarda i lavori. Faccio sì, come metto le sedie per i vecchietti. No? Va bene, Davide, a giovedì, mi raccomando, il tuo saluto a chi va? Yes, mi sono... Nessuno. Sai quando è il cuore di Biello. Ecco, no, è che non ti abbiamo sentito, è andato via l'audio. Dicevi, scusami. Ah, il mio saluto va tutto a Biella. Ok, va bene. In mezzo ai monti biellesi, in mezzo alla pioggia. A giovedì, grazie Davide. Mi piace perché screcciano come non so che cosa in questa canzone di David Guetta che chiude questa puntata di 105 Takeaway. I salutoni lo facciamo adesso, è il momento dei saluti. Quando li facciamo i salutoni? Adesso! Ciao Giovanni. Ma questa cosa è successa adesso? Adesso è... bravo. Giovanni, bravo. Gil e Lauretta. Annalisa che domani tornerà e vi dico canterà in italiano una canzone che raggiungerà dei picchi sonori. Sì, sì. Si spaccheranno i vetri. Picchi sonori ma anche picchi emotivi. Picchiarello. Esatto, sullo sfondo ci sarà il maestrello Lotti che farà il picchio picchiarello. Allora, citofonando dallo zoo. Ho paura, prego, sì. Che figa. Ma chi, Annalisa o Diletta? Adesso è così. Due. Va bene. Male. Ciao Diletta, domani. A domani. Adesso. No, perché domani. Non ci sono domani. Però vabbè. Domani ci tradisci. Domani registri con Niccolò Goldie J. E Goldie sapete J. chi viene a trovarmi? Una vostra amica. Chi c'è? Baby K. Yo Baby K. Ciao, domani. Takers, mi raccomando, ciao. Non fate gli sbronzi.